Siamo qua in un bellissimo mandorleto impiantato da pochi mesi, dove i risultati dell'attecchimento sono ottimali. Siamo nella piana delicata qua, le piante sono state piantate in modo veramente ottimale, però c'è qualcuna che non parte. Piante che stranamente non partono, tipo questa, ce ne sono poche, saranno una decina, una cosa del genere. Non più di tanto. Ora, quasi sempre il motivo è dovuto al fatto che per motivi vari, qua magari ci sono le pietre, magari ci sono troppe pietre, nell'apparato radicale si è venuto a creare un vuoto d'aria. Quindi la pianta non avendo il contatto diretto col terreno, tramite le radici, o avendo un contatto insufficiente, magari la pianta è verde, come vediamo, ma non è mai germogliata. Allora, per capire se dipende proprio da questo, io faccio una prova spingendo la pianta verso il basso fortemente. Se scende vuol dire che c'è aria nelle radici. Sì, vedete come scende? Questo movimento che fa, ecco, non lo dovrebbe fare. Se lo fa vuol dire che c'è aria nelle radici, quindi per togliere l'aria dobbiamo esercitare una forte pressione e poi magari dare anche un po' di acqua. E allora, la forte pressione sì, si esercita in questo modo: col tallone, col tacco, col tacco. Ecco, come si può vedere, il terreno scende. Vedete che scende, si crea già una conchetta. Avuto una mano, stato acqua, è venuta Allora, d'acqua. non c'è stata acqua forte. E quindi, Quando ecco, siamo buttati, è venuta l'acqua. la cosa da fare è questa. Adesso abbiamo già un accongamento, possiamo dare qualche litro d'acqua, che sarà importante anche questo. Anche 5 litri d'acqua e la pianta partirà al 99,99%, garantito. Grazie, arrivederci.